Buonasera. Dunque, siamo a sabato e sono le 8. Sto per andare a struccarmi, facciamo la pizza e siccome sta iniziando a fare abbastanza caldo, non possiamo tenere il condizionatore solo in camera da letto, ma devo iniziare a spostarlo dalla camera al salotto, quindi andiamo a prendere il condizionatore e lo portiamo di qua. Piccola nota negativa di questa cosa è che ci sarà il rumore di sottofondo, ma cercherò di ricordarmi di spengerlo quando vi parlo. Però se qualche volta me lo dimentico, abbiate pazienza, ma inizia a fare caldo. Ok, sistemato. Allora, in forno abbiamo la pizza di Francesco, qua invece c'è la mia, con funghi e poi ho aggiunto il prosciutto vegetale. Ecco qua la mia pizza pronta. Nel frattempo mi guardo una serie, intanto ho finito questa, di una massa, l'ho finita oggi. Volevo iniziare questa, Eric. Ho sentito molti commenti positivi su questa serie qua, quindi ero curiosa. Qui ovviamente ho la Morgana. Dunque, sto finendo di montare il video, poi mi faccio una doccetta e andiamo a dormire. Ah, e devo anche spostare il condizionatore, ovviamente. Che rottura di palle questa. Tutte le volte prendi, togli il tubo, sposto, chiudi. No, vabbè. Però, cavolo, vuoi mettere a dormire col freschino. E niente, quindi ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno. Scusate la mia faccia, ma sono sveglia da 3 minuti. Non ho ancora fatto il caffè. È domenica mattina, sono le 7:40. Stamattina penso che andremo a fare un po' di spesa al Penny. Poi andiamo ai cinesi perché ieri non ci siamo andati. Credo basta. Ma intanto facciamo il caffè così li riprendo un po'. Ah, dimenticavo, dobbiamo andare a votare stamattina. Quindi, tra le altre cose, andiamo anche a votare. Allora, truccato, sistemato i capelli in questo modo e vi faccio vedere il mio outfit. Abbiamo fatto il nostro dovere. Allora, non siamo ancora andati a fare la spesa al Penny perché appunto, vabbè, siamo andati a votare e siamo andati ai cinesi e dal fruttarolo. Siamo tornati a casa per lasciare queste cose e andare a fare un attimo pipì. E ora andiamo al Penny. Intanto vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Dal fruttivendolo abbiamo preso 5 pesche. Scusate, c'è Marco il telefono fuori, ma si sente lo stesso. Comunque, 5 belle pesche. Poi abbiamo preso, vabbè, Marco ha preso dei funghi. Funghi secchi e poi una vaschettina di albicocche. Poi dai cinesi Marco mi ha fatto un regalino, mi ha comprato questa gonnellina qua. A pieghe, che carina, la cintura non mi piace per niente, ma vabbè, la toglierò. Cioè, fosse stata nera, ma sto marrone è veramente brutto. Comunque, questa qua costava 20 euro, taglia unica. Poi abbiamo preso i cotton fioc, l'ammorbidente Tesori d'Oriente, il detersivo per la lavatrice. Poi ho preso una spugna. Fazzoletti, abbiamo fatto scorta. Poi abbiamo preso questi pantaloncini per Francesco, semplici semplici, con le tasche con la cerniera. Poi bagno schiuma Dermomed, questa volta l'ho preso al muschio bianco. Poi ho preso queste culotte, pantaloncini intimi. Con l'angolino di pizzo che vabbè
da mettere sotto a quel vestito con il teschio, gli strappi, 3 euro. Ultima cosa, le grucce, queste qua con... Aiuto, mi sono incastrato il dito. Aiuto, sono incastrato tutto. Queste qua che non so come si chiamano. Per gonne e pantaloni. Ah, con pinze, ecco, le grucce con pinze. Non ce n'ho mai abbastanza di queste qua. E ne ho prese 6. E basta. Quindi ora appena Marco finisce la telefonata, andiamo al bagno a fare la spesa, io a casa devo ancora fare tutto. Però vabbè, oggi faccio giusto lo stretto indispensabile. Letti, sabbietta e aspirapolvere. Basta. Ah, vabbè, lavastoviglie, lavatrice. Siamo tornati anche dal Penny. Abbiamo speso, dunque era 64,85, ma avevamo i punti e ci siamo fatti fare il buono da 10 euro, quindi abbiamo speso 54,85. Ho preso le uova allevate all'aperto, i pomodori, lo snack di fave al lime e pepe. Ho preso i petti di pollo per fare il pollo alla salsa teriyaki. I bocconcini non c'erano, ma vabbè, li farò io da questi petti di pollo. Poi, budino proteico. Poi ho preso questo hamburger qua, burger bacon croccante, formaggio e salsa barbecue. Per Francesco ovviamente. Non mi ricordo se gliel'avevo già preso una volta. Volevo farglielo provare, ma forse l'ho già provato. Vabbè, comunque l'ho preso. Poi abbiamo preso mozzarelle di bufala, confezione da 3, tagliatelle, M&M's, un pacco enorme di arachidi, costava 2,99 euro. Altro budino, passata di pomodoro. Passata di pomodori, insalata, crostini per insalata, pane ai multicereali, riso, panna da cucina, poi ho preso la melatonina, salsa tonnata, capperi. Ho preso 2 bottigliette di acqua Lete che io poi riutilizzo perché beviamo l'acqua del rubinetto. Fusilli integrali, tonno e infine 2 pacchetti di chewing gum. E niente, mamma mia, sta facendo un caldo assurdo, c'è una cappa di nuvole, ma non piove. Ho fatto 10 gocce di acqua con la sabbia, d'acqua sporca, ha sporcato tutte le macchine. E niente, comunque, vediamo che ore sono. Mezzogiorno meno 10. Metto a posto la spesa, vado a cambiarmi e inizio a sistemare un pochino la casa. Ok, ho dato una sistemata alla casa. Per pranzo faccio un po' di insalata. Francesco ha mangiato quell'hamburger che gli ho preso. Marco invece sta facendo la pasta con i funghi. Ho già il mio menù anche per la cena, stasera a cena mi faccio le uova al pomodoro. Buon appetito! Allora, sono le 3:15, sono qui con Olaf e la Pepper. E che fai tu? Abbiamo mangiato, adesso vado a guardare una puntata di One Piece di là con Franci e poi mi metto a caricare il video per domani. Mamma mia, come sbavi. No, vabbè. Rendete conto di quanto sbavo. Aiuto. Mi hai fatto il bagno. Ciao. Allora, sono le 5:30. Direi che vado a struccarmi e a fare una bella doccia.
Allora, voglio condividere con voi una cosa troppo bella. Mi sono accorta di questa cosa da qualche giorno perché ho provato e è andata bene. Per chi non lo sapesse, faccio un brevissimo riassunto. Ho avuto le vertigini, com'è che si chiama? Vertigine parossistica posizionale o qualcosa del genere, insomma, è distacco degli otoliti. Sono stata un anno aspettando che le cose tornassero a posto da sé, ma alla fine poi mi sono rassegnata, sono andata dall'otorino che mi ha fatto la manovra 2 volte. Orribile, perché praticamente ti scuote da una parte all'altra del lettino facendoti venire le vertigini. Vabbè. Comunque, anche dopo queste 2 manovre non mi sentivo proprio a posto, diciamo. E infatti non mi sentivo tranquilla nel muovere la testa velocemente, eccetera. Poi all'inizio mi ricordo che mi sentivo meglio e quindi ho provato a fare questa cosa, ovvero a scuotere la testa dopo aver fatto la doccia, ma neanche tanto veloce l'ho fatto. Ho tirato la testa in giù, il bagno è iniziato a girare, mi sono dovuta aggrappare qui al lavandino finché la stanza non si è fermata. Quindi dopo quella volta io poi ero terrorizzata dal riprovarci. Però recentemente appunto ci ho riprovato e non è successo niente, non ho avuto le vertigini, oh mio Dio, ve lo faccio vedere. Ora stai a vedere che mi vengono le vertigini stavolta. Facciamolo fuori. Ok. Ho sempre un po' paura quando lo faccio. Io non ci posso credere, vi giuro, riuscire a fare questa cosa per me è wow. Avevo perso le speranze, sinceramente, che sarei mai più tornata completamente normale. E invece, Dio, che bello! Sono troppo felice. Dopo questa bella notizia di oggi, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo nel video di domani.